Inizio questa nuova battuta di pesca, dopo uno stop di una decina di giorni. Si presenta la prima occasione e infatti la sbaglio. In questi giorni di fermo ho fatto un po' di manutenzione, soprattutto alla mia arma, il Darkside 85 cm, che come vedremo in questo video risulta essere caricato troppo, penalizzandomi nella fase di caricamento. Di conseguenza ho dovuto impostare gran parte della pescata sparando alla minima potenza. Se analizzo questa occasione, mi rendo conto che sparare alla minima potenza è stato un vantaggio, perché il sargo si trovava vicino alla roccia e con un tiro troppo potente avrei potuto rovinare la punta dell'asta. Durante un altro agguato ho sempre il fucile alla minima potenza. Vedo un sarago mangiare, allineo e riesco a catturarlo. Continuo a fare agguati sul fondo, sempre con il fucile alla minima potenza. C'è un sarago lontano, lo sparo e lo catturo. È noto che alla minima potenza, nei tiri di lunga distanza, perde un po', quindi decido di provare a caricarlo alla massima potenza. Fortunatamente riesco. In questo tiro possiamo capirne la velocità, osservando la sagola a sinistra del fucile nel momento dopo il tiro. Il tendersi della sagola è stato l'arrivo delle tre passate, ovvero 5 metri e mezzo. Io consiglio di caricare quest'arma intorno ai 20 bar. Invece questa volta l'avevo caricata molto di più. Adesso mi trovo in un altro giorno e in un altro luogo. In mano ho il 99.9. Mi sfila davanti un sarago velocemente. Allineo, sparo e lo catturo. Il 99.9 come il 115. Invece li carico intorno ai 22 bar. Adesso ho in mano nuovamente l'85. Caricato a 20 bar. Come possiamo vedere in questa clip, questo fucile con questa pressione, nella maggior parte delle occasioni, va bene. Infatti, ho sparato l'orata da lontano, con un tiro dal basso verso l'alto. Questo tipo di tiri solitamente perdono gran parte della loro potenza. Il tiro ha trapassato perfettamente il pesce, insagolandolo. È stato colpito leggermente basso. In realtà penso di essere stato io ad allineare il pesce un po' più basso, perché questo tipo di tiri mi mettono un po' in difficoltà. A mio avviso, anche quest'altra occasione è la conferma di come 20 bar siano sufficienti per quest'arma da 85 cm. L'orata si era accorta della mia presenza e giustamente si manteneva lontana, e ho dovuto tirare questo pesce a circa 4 metri e mezzo dalla punta dell'asta. Secondo me, per un'arma di soli 85 cm è un gran tiro. Per questo mi ritengo molto soddisfatto del risultato.